Le Feidole pallidula sono piccole formiche delle dimensioni comprese fra il millimetro e mezzo e i 3,5 mm, le cui operaie sono divise in caste. Nel filmato osserviamo le due caste morfologiche tipiche di questa specie. Le operaie minor con le loro lunghe antenne e le operaie major e anche ma impropriamente soldati. Le riprese sono state effettuate nel mio giardino, in Sicilia occidentale, nei pressi di Palermo, ad una quota di 450 metri sul livello del mare, in un pomeriggio di metà giugno. Per il richiamo di questi piccoli imenotteri ho utilizzato piccole gocce di miele di carrubbo, che come già ho avuto modo di vedere nei giorni scorsi, hanno apprezzato molto. Una volta individuata la preziosa fonte di cibo, abbondante e immobile, quale può essere una delle gocce di miele da me posizionato, le Feidole pallidula scout o esploratrice reclutano le loro compagne e mettono in atto una vera e propria divisione del lavoro per il consumo e il trasporto del cibo. Alcune operaie provvedono alla difesa della fonte di cibo. Mentre altre procedono a trasportare il cibo un pezzo alla volta al loro nido. Il loro tempo di reclutamento è stato rapido. Poco più di un minuto, anche perché inconsapevolmente ho posizionato le goccioline di miele molto vicine al loro nido, a meno di 10 cm. A poca distanza, a qualche metro dal nido delle Feidole pallidula, si trova però il nido della Phenogaster semipolita, ben più grandi e molto intraprendenti. A dispetto della loro piccola taglia, la Feidole pallidula è molto combattiva e spesso, come in questo caso, dominante. Inconsapevolmente, ho scatenato una battaglia fra Feidole e Aphaenogaster per il controllo della preziosa fonte di cibo, con le prime che prevalevano sulle seconde, scacciandole ed escludendole. In poco tempo le Feidole pallidula hanno dominato il campo, assicurandosi così le preziose fonti di cibo per la loro colonia.